Mi iscrivo a giurisprudenza perché era il mio sogno nel cassetto, mi è sempre piaciuto, a parte mi è piaciuta sempre la letteratura, io ho scritto sempre tanto. Mi svegliavo la mattina, andavo all'università, seguivo i corsi di cui dovevo fare gli esami, tipo io ricordo tanto filosofia che mi è piaciuto tanto, questa era la giornata tipo. Tipo. Verso mezzanotte, mezzanotte e mezza, riceviamo una telefonata dalla convivente di mio padre, ci spiega che Carlo aveva avuto un incidente, noi corriamo in ospedale. Ricordo in particolare Mario, uno dei suoi amici molto più intimi, spiegò che in discoteca avevano litigato, continuava a dirmi Casalesi, Casalesi con voce spaventata. Poi arrivò mio padre e disse: sono stati Casalesi e tu adesso te ne vieni con me. Quando disse te ne vieni con me, avevo già capito quello che lui aveva intenzione di fare. Il suo scopo è dire: Santa Maria non avrà più paura dei Casalesi, adesso avrà paura anche di me. In qualche modo sono cercata di diventare uomo, di prendere una certa autorità anche con i ragazzi che lui aveva nel portone, noi lo chiamiamo portone perché era il luogo dove si lavorava. Comunque ho cercato di essere più autoritaria nei loro confronti, meno sorridente, meno gioiosa, meno femminile. Ti parlo anche del modo di vestire, tu non è che indossi la gonna, tu indossi il jeans, una maglia, sei semplice, sei più forte di loro, sei anche mentalmente sei più forte di un uomo, no? Magari lui può usare la pistola, ma tu gli devi far capire come va usata la pistola. L'altra persona non deve pensare, cioè nel senso devi essere tu quella che pensi e devi far capire a quello che hai di fronte che lui non può pensare. È un po' come, oddio, un po' come gli ignoranti, però purtroppo è così. E quando mio padre dal carcere mi diceva cosa fare, io tornavo a casa, magari lo facevo e non mi rendevo conto che in quel momento stavo comunque portando avanti ancora il clan. Nel nuovo arresto c'è anche il mandato di capopromotore. Succede che un ragazzo vicino a mio padre viene pestato a sangue dai Bella Joe e mi arriva a casa tutto insanguinato. Se tu fai parte di un clan, tu ammazzi me, io ammazzo te. Ormai lo sappiamo tutti, lo sanno anche i bambini, ma io non avevo ordinato di andarci con la pistola, avevo ordinato di andare lì, di avere lo scontro anche con le mani, perché tanto erano in molti di loro. Questo invece ha sparato in aria. Cioè, ho capito in quel momento che uno sarei stata il mandante di qualcosa di molto più grosso di me. Now it's on your mind, it's into the paper. Il mio tenore di vita era diventato altissimo, parliamo che comunque io se passavo, un esempio banale, passavo sul corso, tipo io se non uscivo dal negozio con 1.000 euro di abiti, oppure con un gioiello, voglio dire, se lo compro è perché poi inizia a piacerti, ti piace farti vedere con la bella macchina e magari non vuoi più quella là, ne vuoi una ancora più grossa. Io la sera per esempio uscivo per conto mio. Mi spogliavo da quei panni ed ero Rossella, finalmente, che io uscivo non con le persone del clan, uscivo con i miei amici di sempre. Ero quella e l'altra. E ho missis con loro nel carcere. E mi pento perché comunque devi decidere cosa vuoi essere ancora, se sempre Rossella che deve impostarsi o se sei Rossella che la sera esce con i suoi amici e con la figlia. Diventare camorrista manco è servito a niente perché la storia di Carlo rimane sempre così com'era. Quindi camorrista per lui, pentita per mia figlia perché devi decidere. E per me è stata una decisione grossa perché io ho accusato mio padre alla fine, il mio pentimento è tutto rivolto su di lui e quindi prima di pentirmi ho dovuto pensare di pensare. Ripensi mai, per esempio, a come sarebbe stata la tua vita se avessi continuato a fare le giurisprudenze? Magari.